e benvenuti in questa nuova esplorazione. Prima di proseguire, io naturalmente vi ricordo che se volete sostenerci attivamente potete abbonarvi al nostro canale YouTube cliccando qua sotto il tasto abbonati. Naturalmente ad ogni livello equivalgono dei vantaggi, quindi se volete sostenerci attivamente basta cliccare il tasto abbonati proprio sotto al video. Tornando appunto al video esplorazione, ci troviamo in Lombardia, siamo venuti ad esplorare questa villa abbandonata, è praticamente in centro paese, ha ben 3 piani, quindi adesso invece di partire dal basso partiamo dall'alto e poi andremo a scendere. Iniziamo. Allora ragazzi, cambio di programma, siamo venuti a vedere la torretta. Tra l'altro guardate, il soffitto a cassettoni è veramente veramente magnifico. Non mi posso alzare perché naturalmente sennò sarei troppo in vista, però anche questo porticato con le colonne anche da questa parte è veramente molto molto figo. Come vi dicevo prima, ci troviamo proprio in centro paese, quindi a maggior ragione dovrò parlare a bassa voce, dovrò stare attento con il faro, poi perché è bello potente, però partiamo molto bene. Come vi dicevo prima, adesso man mano scenderemo e andremo al piano terra, che secondo me, a mio modesto parere, è la parte più interessante di questa villa abbandonata. Allora ragazzi, da quello che ho capito, la famiglia aveva un'azienda tessile. Infatti in quel quadro lì, non mi posso avvicinare perché c'è il nome sia dell'azienda sia della famiglia, c'è il nome dell'azienda e della famiglia, ma soprattutto c'è un'inquadratura dall'alto della loro azienda tessile. Vi ripeto, mi piacerebbe inquadrarvela, però là c'è scritto il nome proprio per esteso della famiglia, dell'azienda, e quindi purtroppo non posso farlo. Tra l'altro la villa prende il nome appunto dalla famiglia, quindi è facilmente sgamabile, quindi cercherò purtroppo cioè nel senso, come al solito cercherò di inquadrare meno riferimenti possibili per far sì che ladri e vandali trovino il posto come al solito. Allora, come vi ho appena detto, ci troviamo in centro paese. Per farvi capire, di fronte c'è un supermercato, poi c'è il comune, poi c'è la caserma dei carabinieri, poi c'è l'asilo e poi ci sono anche le abitazioni. Quindi uno, dovrò tenere il volume della voce veramente molto 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 basso e soprattutto dovrò stare attento con il faro. Quindi spero di riuscire a inquadrarvi tutto. Lì c'è un calendario, ma a 2009, quel calendario lì recita 2009, ma può essere onestamente che sia abbandonata. Adesso stiamo registrando ragazzi il video a novembre del 2023, quindi può essere che sia abbandonata da una quindicina d'anni, anno più anno meno. Secondo me le condizioni ci stanno per l'abbandono di 15 massimo 20 anni, poi naturalmente se qualcuno dovesse sapere qualcosa nei commenti ce lo può segnalare senza fare riferimenti al posto. Ok, adesso siamo in un altro piano, vedete comunque che bene o male le stanze e anche per terra i corridoi sono un po' buttati all'aria, no di qua scusate, perché questa è una delle parti più belle della villa, ve la lascio per dopo. Adesso stiamo andando in quella che potremmo definire a tutti gli effetti una cabina armadio. Vedete, ci sono ancora dei vestiti, alcuni buttati a terra, altri sistemati comunque al loro posto. Qua ci sono delle scarpe, pantaloni, foto, anche qua nei cassetti ci sono degli spilli. Qua c'è addirittura una scarpa, mi sembra da uomo, anzi sicuramente da uomo. Ecco, le campane durante le esplorazioni nostre non mancano mai. Questa è una stanza vuota, ci sono giusto due poltroncine, il soffitto è anche esso molto, molto semplice comunque. Ecco, dove sto inquadrando adesso, di là ci sono i vicini, quindi devo stare
molto molto attento, ve lo ripeto, più che altro non con il volume ma col faro, che veramente, come vedete, questo faro ha una potenza assurda. Ah, che bella, qua arriviamo nella stanza dei bambini, credo. Ah, Alessia, vedete? Queste lettere ce le avevo anch'io. Qua le hanno attaccate alla porta e ci hanno scritto il nome, quindi evidentemente questa era la stanza di Alessia, anche perché poi c'è un letto singolo. Bella però questa stanza. Guardate, Teletubbies, una bambola, guardate. Allora, campionato sci, prima classe, categoria allieve ragazze, 1981. Allora ragazzi, sto leggendo questa roba qua che è un trofeo, manca la parte superiore, non posso inquadrarla tutta perché c'è il nome, c'è la provincia nella quale ci troviamo, però bella bella la stanza, mi piace, mi sta piacendo. Ah, ecco, vedete, altri trofei. Lì una bambola, gli hanno mozzato la testa, mi sa che la testa è quella a fianco. Mi piace molto sempre, mi piace sempre molto esplorare le stanze. Mi piace molto, sono sincero, là vedete ci sono altri giochi, lì nell'armadio anche. Cavolo, qua ci si apre un mondo. Wow, che belli questi disegni fatti proprio dai bambini, dai teenager. Io adesso non so quanti anni avesse Alessia, secondo me aveva anche un fratello, perché poi magari, se mi ricordo, ve lo faccio vedere. Ho visto anche il gioco della PlayStation 2, qua c'è addirittura la tastiera. Bello, bello, come vi dicevo prima, mi piace particolarmente esplorare le stanze dei ragazzini o delle ragazzine, diciamo così. Ecco, poi proseguendo arriviamo in un bagno, sì, in un bagnettino molto molto carino, molto grazioso, con i sanitari di colore rosa. Non vedo il water, cioè nel senso vedo bidet, vasca, lavandino, ma non vedo il water. Reflessologia del piede, guardate qua. Questo secondo me era, magari era lei, Alessia, molto probabilmente, con un cane. Questo è il giardino della villa, vedete? E qua c'è il soprammobile di un'orca. Bellissima, ragazzi, guardate, fa veramente impressione. Cioè, soprattutto, guardate quanto è grande. Veramente molto molto bella. Poi ci sono, ragazzi, un sacco di foto, ne vedete anche una qua, piena di dettagli. Molto ricca di dettagli, perlomeno questa parte di villa qua. Però la cosa che più mi piace è il soprammobile di quest'orca assassina, mamma mia. Allora ragazzi, andiamo ad esplorare altre stanze. Questa ad esempio secondo me è... boh, non so cosa potesse essere. Acquario, qui c'è un gioco per neonati. Sì, comunque sicuramente posso affermare con certezza che la villa ospitava, tra virgolette, la famiglia, aveva bambini, non so se due, non so se piccoli, grandi, però sicuramente la villa, la famiglia aveva dei bambini. Ecco, in questo caso abbasso il faro, perché se no darei troppo nell'occhio. Adesso andiamo ad esplorare un'altra stanza. Eh sì, anche questa presumo fosse una camera da letto. Vedete come la carta da parati comunque stia man mano venendo giù. Sopra ci sono anche delle stelline, quindi magari questa era la camera di una ragazza. Beh, c'è tanta roba buttata all'aria, è vero, ma c'è. E non è facile comunque. Allora, Diabolic, Portogallo, impara a giocare, gli antichi egizi, belli sti libri. Raccolta di Topolino, 200, le storie del Paperevo. Mamma mia ragazzi, ah, vedete, lì c'è la foto di un bambino, credo, travestito da qualcosa.
Beh, non male, non male, dai. Adesso però vi porto a vedere la parte più interessante di questo piano qua. Poi ci sono anche delle cose dell'Inter, quindi evidentemente i ragazzi, non lo so, erano dell'Inter. No, Harry Potter, la mia passione. Guardate, la camera dei segreti e il prigioniero di Azkaban. Aspetta, aspetta. Mamma mia, sì, Resna mi ha chiamato, sempre a rompermi le scatole. No, vabbè, ragazzi, non ci credo. Bellissimi, bellissimi. Ok ragazzi, tenetevi forti perché adesso vi faccio vedere uno dei punti più belli di questa villa abbandonata, vale a dire la scalinata. Scalinata che appunto è uno degli scorci più belli e interessanti di questa casa abbandonata, di questa villa abbandonata. Guardate che bella, cavolo. Ecco, purtroppo oggi non è che ci sia il sole, se no questa scalinata avrebbe potuto essere molto più bella. Poi comunque è autunno, ci sono gli alberi davanti appunto alla vetrata che vedete proprio in questo momento, ci sono gli alberi che impediscono alla luce di entrare, però questa scalinata è veramente molto molto figa. Adesso però dobbiamo andare a esplorare la parte sotto dove c'è una bella sorpresa, dove penso ci sia anche il ritrovamento che poi penso che mi farà dare il nome alla villa, però non lo so, non lo so, come sapete cerco sempre di dare dei nomi sensati ai posti, sempre ammesso che questi posti non abbiano già un nome. Già conosciuto, e a me non è che piaccia molto cambiare il nome dei posti. Qua c'è un altro bagnettino, nulla di trascendentale. E qua c'era la doccia. Beh, cavolo, questo bagno però è già molto più bello. Guardate, ragazzi, con gli specchi ancora intatti, la vasca. Bello questo bagno, cavolo. Vediamo di qua cosa c'è, devo stare attento. Ah, ok, di qua ci ritroviamo al punto di prima dove c'era la scarpa. Perfetto, perfetto. Beh, non male questo bagno. Bello bello. E soprattutto, come potete vedere anche voi, bello grande. Adesso andiamo ad esplorare la parte di sotto, che è anche l'ultimo piano che ci manca. Vi faccio giusto un'inquadratura da qua, visto che c'è la luce. Guardate, sta scala è veramente veramente paurosa, molto molto bella. Raramente ho visto una scala così, sono sincero. E adesso, come vi dicevo prima, ci manca l'ultimo piano. E poi abbiamo finito. Purtroppo, ovviamente, per ovvi motivi non vi posso inquadrare gli esterni della villa, ma credetemi che è un villone di quattro piani praticamente. Però dai, adesso andiamo a esplorare questo piano qua. Ok, ragazzi, adesso vi porto a vedere una parte di villa veramente molto molto bella. Lasciamo perdere il disordine che c'è qua a terra. E ecco, io voglio andare lì. Tra l'altro, ci saranno poche riprese con la musica in questo video perché purtroppo la villa è veramente molto molto buia, cioè per tre quarti di esplorazione praticamente si deve usare il faretto. Attenzione, guardate la miriade di documenti. La miriade di documenti, vi stavo dicendo che ci sono qua per terra, devo fare veramente molto molto piano. Ok,
Perfetto, beh, guardate già qua le colonne. Bellissima questa parte. Questa parte, signore, fatemi vedere se c'è qualcuno. No, perfetto, ok, non c'è nessuno. Ok, perfetto. Questa parte qua è sicuramente una delle più belle di questa villa abbandonata, perché comunque c'è la decadenza, ci sono le poltrone, c'è il puff qua, il divano, le colonne e soprattutto c'è luce. Quindi questa è sicuramente una delle parti più belle, degli scorci più belli di questa villa abbandonata. Ve lo ricordiamo, siamo in Lombardia, siamo praticamente in centro paese. Belle tra l'altro le colonne, veramente molto molto belle. Guardate, qua c'è addirittura un 1.000 lire di Monopoli, ma pensa te. Ok, no, devo stare attento più che altro perché so che i vicini sono molto cagacazzo, scusatemi il francesismo, ma il Resna, che ad esempio oggi mi accompagna, è stato già beccato all'interno di questa villa, quindi voglio fare giusto una ripresa veloce per poi levarmi dalle scatole, per non essere in vista. E questa è un'altra prospettiva di questo scorcio, veramente molto molto bello, anche se io sinceramente, ve lo dico, preferisco questa prospettiva. Amanti dell'Urbex, io vi ricordo che se volete sostenerci potete farlo con 3 semplici azioni completamente gratuite. La prima è quella di lasciare un bel like a questo video se questo contenuto, o più in generale i nostri contenuti, vi piacciono. La seconda è quella di lasciare un bel commento qua sotto, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa esplorazione in questa villa abbandonata. E la terza, che forse è la più importante di tutte, iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanella, cliccando su tutte, in modo tale che quando caricheremo un contenuto vi arriverà direttamente, comoda comoda, la notifica sul vostro telefono. Continuate a seguire il video però, perché adesso esploriamo la restante parte di piano terra che ci manca e vi porto, secondo me, nella stanza più bella di questa villa abbandonata. Allora, questo è un bagnettino molto molto piccolo, non entro neanche perché tanto, ragazzi, riesco tranquillamente a inquadrarvelo da qui. Ho notato che comunque la maggior parte degli specchi sono ancora intatti. Tra l'altro, guardate, là c'è ancora il sapone. Anche questo bagnettino carino. È un'esplorazione che, vi dico la verità, non mi sta facendo impazzire, però non mi sta neanche dispiacendo. Naturalmente poi a fine video assegnerò anche a questo posto un punteggio Urbex. Fatemi sapere se poi siete d'accordo o no con me. Ecco, potete vedere che anche il pavimento è veramente molto molto carino e particolare. Qua c'è una foto e qua c'è una stanza veramente molto molto buia e purtroppo è anche piena di cianfrusaglie varie, quindi non si riesce purtroppo a godere a pieno della magnificenza di questa stanza. Ecco, là c'è uno specchio rotto, come vi dicevo prima la maggior parte si sono conservati praticamente alla perfezione. Devo fare piano perché, come vi ho detto prima, siamo praticamente in centro paese. Guardate, peccato, peccato, perché questa stanza sicuramente era meravigliosa. C'è il classico soffitto a cassettoni. Aspettate che aumento la luminosità. Ok, decisamente meglio adesso. Oh, adesso sì che ci siamo. Giustamente non avevo messo la luminosità al massimo perché è veramente rischioso in questo posto, soprattutto entrare col faro. Bello bello anche questo lampadario. Io poi, come sapete, esco pazzo, come si dice, per i lampadari, e questo è veramente, mamma mia, veramente bello. Guardate la catena, ancora il proprio posto questo lampadario. Peccato, come vi dicevo poc'anzi, per tutta questa roba in mezzo che non lascia godere a pieno, diciamo così, la vista magnifica
di questa stanza. Ecco, immaginatevi la stanza con le poltrone magari al proprio posto o comunque senza tutte queste cianfrusaglie in mezzo. Peccato, peccato. Adesso, amanti dell'urbex, vi porto, se non mi ammazzo prima, vi porto a vedere quella che era la cucina. Una cucina che, vi devo dire la verità, non lo sapete che non mi dispiace. Non mi dispiace affatto la cucina. Non posso accendere il faro perché qua si vedrebbe subito, quindi preferisco tenerlo spento. Fortunatamente almeno una persiana è tirata su, forse non ce n'è anche, mentre l'altra è giù. Sì, un po' tutto purtroppo buttato all'aria. Sto vedendo se c'è qualcosa di interessante, almeno per me. Ecco, qua ci sono delle macerie, ma non capisco sinceramente da dove arrivi, no? Forse da questo cesto di vimini qua. Vediamo se riesco a fare così, così e così, perfetto. Almeno così mi nascondo un attimo. Questa è una panoramica della cucina. Non male, sinceramente, nulla di che, eh. Però vi ripeto ragazzi, la villa da fuori è veramente molto molto bella. Peccato che per ovvi motivi, come ben saprete ormai, non possa inquadrarvela. Però secondo me la dirò, quasi quasi dirò un'eresia, però forse è più bella da fuori che da dentro. Mi aspettavo di più, sinceramente, da questa villa abbandonata. Io vi ricordo che comunque dobbiamo ancora andare a vedere la stanza caratteristica, o meglio che caratterizza questo posto. L'hanno chiamata anche la villa del ghepardo, del leopardo, non mi ricordo. E quindi, come capirete, ci manca trovare appunto questo animale qua. Quella è la scalinata che vi ho inquadrato prima. Cerco di inquadrarvela anche da un'altra angolazione. Lì c'è Resna che anche oggi mi accompagna in questa esplorazione. Cavolo, guardate che bella. Allora, lì c'è Nicole. Veramente molto molto figa. Allora ragazzi, passiamo prima di tutto da questa stanza qua. Quello là sopra non so chi sia, evidentemente era un lontano parente della famiglia che abitava in questa villa. Resna, saluta. Mamma mia, allegria, portami via. Allegri, portami via. Qua c'era un lampadario, però non c'è più, quindi nulla, nulla di nuovo. No, poi volevo mostrarvi no, non questi scorci, a parte quello, però questi soprarilievi di color oro che praticamente vanno ad adornare quasi tutta la stanza, vedete? Purtroppo cioè, peccato che manchi il lampadario, perché secondo me qua c'era un signor lampadario, però non perdiamo tempo, dai, andiamo a vedere la stanza, secondo me, più bella di questa villa abbandonata. Permesso, eccola qua ragazzi, mamma mia, ecco qui si nota proprio il decay, la decadenza, guardate, con questa carrozzina, la pelle di leopardo, ormai purtroppo gli hanno disintegrato la faccia. Che peccato, però sì, qua come vi dicevo prima si nota proprio la decadenza. Naturalmente questo è un set preparato perché il leopardo me lo ricordavo in un'altra posizione, però ecco questo scorcio, come piace dire a me e so che piace anche a Resne, è veramente perfetto. Ho visto pochi affreschi, sinceramente, salvo nella scala non li ho visti da altre parti, però signori miei, questa parte qua di villa è veramente fantastica. Guardate, faccio un passo indietro. Bellissima, veramente bella, bella, bella. Poi non tanto per la pelle di leopardo, ma più che altro per la carrozzina, tutta appunto decadente, tutta rovinata, anche là dietro le poltrone. Vedete che, non so se ve l'ho inquadrato, per sicurezza ve lo faccio rivedere, il soffitto purtroppo è crollato ed è crollato proprio qua. Quindi decisamente figa, scusatemi la parola, decisamente figa questa parte perlomeno di villa.
siamo così giunti anche alla fine di questa esplorazione in questo luogo abbandonato, in questa villa abbandonata. Allora, da fuori, credetemi, amanti dell'urbex, la villa è veramente bella, bella, bella. Mi sono permesso di dire che forse è più bella da fuori piuttosto che dentro. Anche dentro non è malaccio, mi aspettavo fosse conservata leggermente meglio. Secondo me alla fine le due cose che meritano sono la scalinata, che è dove mi trovo adesso, e la villa dove c'è il tappeto del leopardo. Altre stanze sono completamente vuote. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta è la cameretta di Alessia, veramente molto molto bella, con tutti i richiami alla gioventù, diciamo. Detto questo, secondo me questa esplorazione è leggermente insufficiente. Infatti, insieme a Resna ci siamo consultati e ho deciso di dargli insieme a lui 6,5 punti Urbex. Io, come sempre, vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri social, abbonatevi al nostro canale YouTube per sostenerci in maniera attiva. Io vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto e naturalmente, come sempre, ci vediamo qui su Urbex MJ domenica prossima, puntuali alle 15, con un altro video esplorazione in un luogo abbandonato. Ciao!